Sono Massimo Portoletto, mi presento, sono il direttore della Feltrinelli di Latina, vi do il benvenuto da parte anche degli altri ragazzi che ogni volta allestiscono questo prezioso spazio. E oggi siamo arrivati quasi alla fine del nostro percorso del 2014 per quanto riguarda gli incontri, tanti dei quali sono stati organizzati proprio grazie all'aiuto dell'Asino d'Oro, che diciamo è l'ossatura delle nostre presentazioni. Ogni mese ospitiamo almeno due incontri, se non tre, di questo editore, che ci porta sempre dei contenuti più che interessanti. Questa sera parliamo della scienza e l'Europa, dalle origini al XIII secolo, di Pietro Greco, e ne parleremo insieme a Federico Tulli, che abbiamo avuto già il piacere di avere qui per la presentazione di altri suoi libri, e insieme a Felice Costanti, che oltre a essere un amico, come ho già detto altre volte, è una persona che ha a cuore la cultura nella nostra città e si muove continuamente per questo, facendo... sperando anche che lui parteciperà a quell'appello che ho appena fatto. Ringrazio anche stavolta sempre l'editore L'Asino d'Oro, ma Licia Pastore, che non è l'editore L'Asino d'Oro, non è la libreria Feltrinelli, non è tante cose, ma è in realtà una persona importantissima per noi, è una giornalista di Latina che è animata da questo furore anche lei di trasmettere le informazioni, di farci arrivare qui sempre presentazioni interessanti. La ringrazio perché è sempre lei che coordina questi incontri e quindi merita un applauso. A me è l'ingrato compito anche di dire, ma anche piacevole, di dire di acquistare questo libro, perché va bene, ne parliamo, ma i libri devono circolare, quindi a meno che non abbiate deciso di trafugarlo, vi invito ad acquistarlo. Vi ringrazio, vi auguro buone feste, vi do un'ultima informazione: lunedì avremo un altro incontro, una presentazione di un libro di Teresa Buongiorno, un dizionario delle fiabe, un incontro aperto veramente a tutte le età, quindi venite con le famiglie. Vi ringrazio, buona serata, lascio la parola a Federico Tulli, grazie. Grazie Massimo, grazie a voi e alla libreria Feltrinelli che ci ospita. E appunto io diciamo, ho l'onore e l'onere di introdurre questa presentazione con del libro di Pietro Greco, La scienza e l'Europa dalle origini al XIII secolo, edito appunto dall'Asino d'Oro. E sono qui con l'autore e appunto con Felice Cantoni dell'Associazione Rinascita Civile. Pietro Greco, che noi tutti conosciamo, non è solo un giornalista con la G maiuscola, è un divulgatore scientifico come ce ne sono pochi in Italia, è uno scrittore ovviamente, per l'Asino d'Oro questo è il terzo libro se non sbaglio che firma, e Scienza e l'Europa è il primo di tre libri che riguardano appunto questo argomento. E anticipo già una piccola domandina che farò a Pietro, perché ci dovrà raccontare assolutamente di che cosa tratterà nei successivi due tomi. Ecco, vi dico brevemente cosa ho pensato leggendo questo bellissimo libro. Una pietra miliare della storia della scienza europea, ma anche dell'Europa in senso geopolitico, è senza dubbio la scoperta del bosone di Higgs avvenuta al CERN di Ginevra nel 2012. Basandosi su un terreno molto solido, che è quello della fisica delle particelle europea, i governi dell'Unione Europea che finanziano il CERN, la diplomazia e poi i tecnici, gli scienziati e gli ingegneri, in tutto qualche migliaio di persone, in rappresentanza tra l'altro di quasi tutte le nazionalità del mondo, sono riusciti a compiere un'impresa straordinaria. Un'impresa, per dire, fallita in precedenza da una superpotenza politica ed economica e scientifica come gli Stati Uniti. In un'intervista che ho fatto sull'Earth al fisico Luciano Magliani, che è un direttore storico del CERN, è stato direttore storico del CERN, lui mi disse:
virgolette. Senza questo lavoro d'equipe, fisica europea sarebbe sempre rimasta satellite degli americani. L'idea lanciata nell'immediato dopoguerra dal fisico Edoardo Amaldi e da altri, cioè che l'Europa dovesse unire le forze scientifiche per poter comprendere anche sociopoliticamente con le grandi potenze, si è rivelata vincente. E in questi tempi nei quali si guarda l'Unione come l'Unione Europea come l'origine di tutti i mali sociali, l'esito della caccia al bosone di Higgs assume una valenza particolare. Queste parole, io l'intervista del 2013, inizio 2013, queste parole di Maiani mi sono venute in mente leggendo la nuova opera di Pietro Greco. Ho trovato una profonda sintonia tra l'affermazione appunto del fisico e il filo conduttore che attraversa tutto il libro, e vale a dire il legame profondo fino dalle origini tra la scienza e l'Europa, che vede una conseguenza quasi diretta tra lo sviluppo o la decadenza dell'una e quello dell'altra e viceversa. Un volume, appunto il primo di questa trilogia, che è al tempo stesso un libro di storia e un'opera di divulgazione scientifica. È un libro di storia raccontato attraverso la lente della nascita e dello sviluppo della scienza. Come a comporre il gigantesco puzzle, l'autore ripercorre un viaggio di oltre 1500 anni, partendo dalla civiltà ellenica dove la scienza nasce per la prima volta, per poi confluire in Cina e in India e quindi essere ripresa e sviluppata nell'attuale Medio Oriente dall'Islam. Il pensiero scientifico e culturale occidentale è infatti indebito per più di quanto comunemente si pensi con ciò che realizzarono oltre 1000 anni fa gli scienziati e pensatori del mondo arabo. Nella storia della scienza si è soliti mostrare una linea temporale che nel periodo compreso tra la grande civiltà classica greco-latina e il Rinascimento europeo, elusivamente di solito descritto come età oscura, non mostra appunto alcun progresso significativo in campo scientifico. Si omette così troppo spesso di dire che per 700 anni la lingua internazionale della scienza fu l'arabo. Un evento fondamentale avviene durante il IX secolo quando il califfo abbaside di Baghdad, Abu Ja'far Abdullah al-Mamun, crea uno dei centri di studio più imponenti che la storia umana abbia mai conosciuto, noto con il nome di Bayt al-Hikmah, la casa della saggezza. Qui numerosi intellettuali lavorarono alla traduzione e al commento di opere greche e indiane di matematica, medicina e astronomia, ponendo le basi per lo sviluppo della scienza moderna. Uno dei tanti meriti di Pietro, scrivendo questo libro, è quello di aver restituito la scienza e la cultura arabo-islamica, secondo me, ma insomma, il suo ruolo cardine, sulla cui scia si è imperniata la ricerca empirica promossa da Federico II nel XIII secolo. Infatti un fatto documentato che dal XII secolo al XVII e oltre scienziati e artisti occidentali studiarono a fondo i testi di medicina, di ottica matematica provenienti dal mondo arabo, dove ad esempio per la prima volta fu sistematizzato un sistema, perdonate il gioco di parole, di numeri che permetteva di contare da zero a infinito. Un punto di snodo fondamentale per la trasmissione dei manoscritti della scienza araba è stato appunto nel 200 la corte di Federico II in Sicilia. È in questo periodo che l'autore individua l'inizio della storia europea. L'Europa, infatti, spiega Greco, non è sempre esistita, qui lo sto citando, essa nasce nel XIII secolo ed è tra il 1202, ricordiamoci questa data, e il 1321 che la giovane Europa, come scrive l'autore, intesa come conseguenza di processi unitari che trasformano un vasto territorio in un'area socialmente e culturalmente omogenea, è qui che l'Europa incontra la scienza, dando inizio a un percorso di innovazione e di creatività che determinerà uno sviluppo unico, originale e formidabile e per molti versi esclusivo per quasi 700 anni, fino, poi ci spiegherà lui nel corso della serata, fino diciamo alla fine dell'Ottocento, a cavallo col primo Novecento. Fino al XIII secolo la scienza si era fermata alle porte dell'Europa odierna senza mai attraversarle in pratica. Il sole che splendeva sulla scienza ellenistica era tramontato definitivamente dopo l'orrendo omicidio di Ipazia ad opera dei seguaci del vescovo cattolico Cirillo nel 415 d.C. ad Alessandria. Momento decisivo è la pubblicazione del Liber Abaci del matematico pisano Leonardo Fibonacci appunto nel 1202. Nessuno prima di lui, ci ricorda Greco, nelle terre europee aveva prodotto un nuovo sapere scientifico. Il suo Liber Abaci non porta nel piccolo continente solo i numeri arabi e la numerazione posizionale indiana,
vale a dire il moderno sistema di calcolo, appunto come dicevo prima, ma propone nuova conoscenza matematica. Si può dire che la scienza sia stata quindi inventata due volte, intorno al bacino del Mediterraneo nel periodo ellenistico e poi in Europa in epoca rinascimentale. Questo dice che la cultura scientifica non è una cultura, oserei dire un diritto acquisita per sempre. Essa si preserva e si sviluppa a determinate condizioni, quelle che consentono lo sviluppo appunto del pensiero analitico, deduttivo, intuitivo e oggettivo grazie a un ambiente caratterizzato da democrazia e tolleranza. Viceversa, quando il rapporto con la conoscenza in generale e la scienza in particolare si fa critico, questo coincide, è una cosa che esce con forza dal libro di Pietro Greco, in questa crisi una delle cause profonde del male oscuro dell'Europa di oggi. E non è un caso che questa depressione colpisca in special modo l'Italia, dove il pessimo rapporto delle nostre istituzioni con la cultura scientifica ha portato a grandi contraddizioni come il finanziamento pubblico di Stamina tramite un decreto governativo e pochi mesi prima, un paio d'anni prima, il divieto di partecipare a un bando pubblico finanziato dallo Stato imposto alla ricerca sulle staminali embrionali di Elena Cattaneo, per dire, e altri scienziati italiani di caratura mondiale, questo solo per fare un paio di esempi. Apro virgolette, le novità possono mettere a repentaglio le repubbliche e gli stati, e allora chi ha il potere, che è ignorante, diventa giudice e piega gli intelligenti. Questo lo scriveva Galileo Galilei a penna in una breve nota a margine sulla sua copia personale del Dialogo, che portava sempre con sé. Quattro secoli dopo, nel marzo del 2013, un rogo ha distrutto la città della scienza a Napoli. Un atto vandalico, sto per chiudere, che non è stato soltanto un colpo al cuore e alla mente della città di Napoli, e che aveva dei precisi mandanti morali in coloro che dei posti di comando hanno creato le condizioni per annichilire la cultura scientifica e soprattutto il rispetto per la ricerca e per chi fa ricerca, e anche per chi la divulga. Un articolo pubblicato sul Foglio a firma di Camillo Langone titolava così: altro che museo della scienza, dovevano bruciarlo prima. Per farsi un'idea del tenore del pezzo, ecco un breve passaggio. Apro le virgolette di Langone. Ho scoperto che nei capannoni dell'ex Italy Seeder si propagandava l'evoluzionismo, una superstizione ottocentesca ancora presente negli ambienti parascientifici. Questo lo scriveva un anno fa, eh? Il darwinismo, dice ancora il suddetto, è una forma di nichilismo e, secondo il filosofo Fabrice Ajadi, dire a un ragazzo che discende dai primati significa approfittare della sua natura fiduciosa per gettarlo nella disperazione e indurlo a comportarsi da scimmia. Ok. Leggendo una impietosa tabella pubblicata dall'ANSA che evidenziava su due colonne la percentuale di spesa pubblica destinata in Italia nel 2011 rispettivamente alla cultura e all'istruzione, messa a confronto con quella degli altri paesi europei, la mano del gnorto piromane e quella di chi lo applaudiva appariva come quella di un boia che era stato incaricato di dare il colpo di grazia a un condannato agonizzante. Con l'1,1% di denaro pubblico destinato a valorizzare il patrimonio culturale, il nostro paese è all'ultimo posto dei 27. Era 2011, adesso non so più 27, però sempre all'ultimo posto stiamo. E con l'8,5% impiegato per l'istruzione va solo leggermente meglio, eravamo 26esimi davanti alla Grecia. Il condannato agonizzante era ed è il futuro di noi cittadini. Il libro di Pietro Greco e la tesi che lo sostiene apporta un contributo di conoscenza storica, scientifica, laica, che può deviare il corso di questa triste storia, riagganciandola a esperienze e risultati come quello ottenuto a CERN di Ginevra. Ecco, quindi invito. Adesso passerei il microfono a Felice che ci racconterà, ci dirà quali sono le pensieri e le impressioni nate appunto nel leggere questo volume, e poi partiremo con una fila di una serrata di domande all'autore. Buonasera, io ringrazio tutti, soprattutto chi mi ha invitato per la seconda volta, con piacere a presentare Pietro Greco, che è uno scrittore e divulgatore di scienza che stimo fin da quando ero piccolo, quindi per me è davvero
per la seconda volta un onore presentare una sua fatica letteraria. Dico subito che cercheremo di parlare poco adesso e di far parlare Pietro, in attesa che possiate leggerlo direttamente e sentire la sua voce attraverso la pagina scritta, perché il libro è davvero un libro importante, un libro di storia a tutto tondo, con davvero un approccio completo demografico, etnologico, davvero scritto con una abilità di scelta nelle parole, nel periodo, davvero inconsueta, e di cui lo ringrazio come lettore. Allora, siccome l'argomento è molto vasto e tra l'altro sappiamo che questa, che pure copre un periodo enorme, è soltanto il primo di tre libri su questo argomento enorme, vorrei provare a spezzettare l'argomento per porre qualche domanda a Pietro come lettore. Allora, ovviamente, oltre che un affresco straordinario di storia di popolazioni, è ovviamente un libro di storia della scienza, e quindi la prima cosa che emerge con forza è che la scienza esatta almeno, non l'accumulo empirico di esperienze tecniche, la scienza esatta è un accidente congelato della storia. E questa è un'assunzione importante, probabilmente è nata una volta e rinato più volte, ma seguendo flussi che probabilmente attingono allo stesso primo episodio di fioritura, e precisamente è nato nel bacino mediterraneo, ci dice Pietro con una bibliografia abbastanza ricca e nutrita, è nato nel bacino del Mediterraneo e ha avuto come città simbolo, come faro di questa cultura e di questa prima fioritura, di questa scoperta accidentale importantissima per l'umanità, la città di Alessandria d'Egitto. Ci precisa in dettaglio, oltre che le accidenti, gli accidenti storici che hanno portato al prodursi di questa esperienza unica e difficilmente ripetibile, ci dice chiaramente che si configura la scienza esatta per l'analiticità e l'oggettività delle sue assunzioni, sul fatto che si fonda su modelli teorici che vengono messi a confronto con esperimenti per salvare i fenomeni e provare la corrispondenza dei nostri modelli con i fatti che avvengono. E questo fatto si produce lì per la prima volta, ed è un fatto che è foriero di incredibili frutti, perché la scienza, che è figlia in qualche modo della tecnologia, diventa rapidamente madre di sua madre, e continua però ad essere in maniera, in un circolo virtuoso, figlia di sua figlia, in un processo che dà notevoli frutti anche economici e conseguenze a ricaduta alle popolazioni in senso proprio pratico di miglioramento delle condizioni di vita. Allora, innanzitutto, per cominciare, sarebbe bello che Pietro ci presentasse questa prima nascita della scienza esatta ad Alessandria d'Egitto e tutto quel milieu culturale, storico che hanno ruotato attorno. Grazie, buonasera a tutti e grazie per gli stimoli che già avete posto, ma soprattutto grazie per avermi concesso di ritornare qui a parlare con voi. Poi a parlare di qualcosa di estremamente importante e di stranamente poco noto. Anche tra gli esperti storici questa storia della scienza in epoca ellenistica non è granché nota, non me la sono inventata io, ovviamente ci sono degli storici, delle persone che hanno studiato e hanno dimostrato con un'abbondanza di argomentazioni solide che le cose sono andate più o meno come ve la racconto, nel senso che a un certo punto, dopo il fiorire della grande filosofia greca, per intenderci quella di Aristotele, Platone eccetera, c'è stata questa conquista da parte di un largo
una larga area che faceva capo sostanzialmente al Mediterraneo, ma che si estendeva fino all'India da parte di Alessandro Magno, poi la divisione del regno di Alessandro Magno alla sua morte. E questa conquista militare, che poteva, può sembrare, diciamo, abbastanza lontana dalla filosofia dei greci, che cosa ha fatto? Ha fatto probabilmente due o tre cose davvero importanti. La prima è stata la contaminazione delle culture. In realtà una protoscienza o una tecnica abbastanza avanzata esisteva, era anche abbastanza differenziata in Egitto piuttosto che, un po' di meno forse in Grecia, ma in altri, nella mezzaluna fertile, anche in India, esisteva questa tecnologia e anche un'idea, diciamo, della natura, però nessuno aveva riunito tutte queste conoscenze, tutte queste competenze, e soprattutto nessuno le aveva riunite con il pensiero razionale dei greci. Ecco quindi che teoria e sperimentazione, e naturalismo ed empirismo si incontrano, e si incontrano dalla contaminazione di varie culture. Ora, questa è una delle componenti straordinariamente importanti ogni volta che c'è uno sviluppo culturale nel mondo. La contaminazione tra le culture, l'incontro tra persone di culture diverse è foriero di creatività, altrimenti si vive in isole che tendono a morire culturalmente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che è avvenuta è che è nata con quella che, con un minimo di forzatura, potremmo definire una economia fondata sull'industria, nel senso che per esempio ad Alessandria in Egitto si producevano dei beni che poi venivano commerciati in giro per il Mediterraneo, quindi è nata una vera e propria industria. Sì, scusate, tendo ad abbassare la... e quindi è nata questa esigenza, anche questo è molto importante, l'esigenza di avere continua innovazione, perché l'industria ha bisogno di continua innovazione per produrre beni nuovi e per innovare la produzione di beni, per abbattere i costi, migliorare il prodotto e così via. Ecco, allora l'incontro tra la filosofia razionale, tra la ragione dei greci, l'empirismo e le tecniche utilizzate in ampie parti del Mediterraneo, la domanda di innovazione da parte dell'industria nascente, ha fatto sì che potessero emergere dei personaggi straordinari, però la maggior parte dei quali viventi ad Alessandria d'Egitto, riuniti ad Alessandria d'Egitto in un luogo che è la biblioteca, che in realtà non era solo una biblioteca, una delle più grandi biblioteche di tutti i tempi, che ancora oggi non sfigurerebbe tra, ma anche un luogo di formazione, di ricerca, di osservazione e così via. E pensate che in questa grande biblioteca c'era un personaggio noto che ancora oggi studiamo, a 2400 anni studiamo ancora Euclide. Apro una parentesi, pensate che questo signore che noi oggi studiamo, Euclide e la sua geometria, è arrivato in Europa solo nel 1200, appunto. È stato tradotto per la prima volta in latino solo nel 1200, cioè 1500 anni dopo. Quindi poi dopo riprenderemo un attimo questo discorso. E allora, però, chiudo subito la parentesi. Bene, è nata la scienza ellenistica, non solo ad Alessandria. Per esempio, un altro grande, paragonabile ad Euclide, probabilmente, insomma, sì, è difficile fare paragoni, ma certamente paragonabile ad Euclide, è stato Archimede, grandissimo matematico, non geometra, ma grandissimo matematico, e forse il primo è uno dei più grandi fisici di tutti i tempi. E Archimede viveva a Siracusa e da un punto di vista fisico è il primo europeo che ha prodotto nuova conoscenza scientifica nel senso epistemologico moderno, però apparteneva a una cultura che non era europea, era la cultura ellenistica,
lui frequentava Alessandria sia visualmente sia probabilmente fisicamente, ma poi ce ne sono tanti tanti altri. Faccio il nome di Ipparco, per esempio, tra i tanti, perché non solo perché tra l'altro lui a occhio aveva fatto un catalogo delle stelle che è rimasto valido fino a qualche anno fa. Solo da qualche anno siamo riusciti a superare il catalogo fatto a occhio da Ipparco nel 2005 grazie ai nuovi strumenti eccetera eccetera. Ma lui ha contribuito a stabilire che esiste, che anzi diciamo non esiste una correlazione diretta tra i fenomeni mareali dell'oceano indiano, dell'Indo-Pacifico, che a quel tempo già conoscevano, diciamo, e i fenomeni mareali dell'Atlantico. Studiando le maree dell'Atlantico, studiando le maree del Pacifico, ha detto qui di mezzo ci deve essere una terra, e ha immaginato le Americhe senza averle ancora. Ora di recente un mio amico e illustre studioso, Lucio Russo, ha dimostrato che in realtà grazie a questi studi di tipo matematico e geografico, scientifico, quindi ha fondato la geografia scientifica, lui era riuscito a determinare le coordinate con latitudine e longitudine di terre americane, delle piccole Antille in particolare, e della Groenlandia, dove, sostiene Lucio Russo, ma sulla base di altra documentazione, erano già arrivati i cartaginesi. Va bene? E lui aveva definito, misurato, senza esserci mai stato, aveva definito le coordinate esatte delle piccole Antille e di questa cittadina della Groenlandia, delle Isole Fortunate. Allora. Poi c'è stata una piccola dimenticanza, nel senso che gli scienziati, compreso Tolomeo, che sono arrivati alcuni secoli dopo, si sono dimenticati il tipo di miglio che utilizzavano i greci delle origini, gli scienziati ellenisti delle origini, che utilizzava Ipparco, per cui a un certo punto le carte geografiche che gli ellenisti avevano abbastanza precise hanno cominciato ad assumere delle forme strane, perché dovevano, a Tolomeo si poneva il problema di far coincidere certe cose con il nuovo valore del miglio, e quindi abbiamo avuto delle carte geografiche piuttosto strane. Ma questo per dire che Ipparco, l'altra cosa, Ipparco, c'era un altro scienziato della Postere che aveva misurato la circonferenza della Terra con un errore inferiore all'1%, quindi inferiore all'1% della circonferenza che noi calcoliamo adesso. Tra l'altro non è detto che si sbagli, se voi o no, però diciamo, la differenza tra noi e la Postere era sostanzialmente questa. In realtà la scienza ellenistica è durata come luogo e il momento culturale è durato addirittura 700 anni, ha avuto almeno tre grandi fasi, la prima delle quali è stata probabilmente la più grande, con personaggi come Euclide, appunto Ipparco, Apollonio, Aristarco, che aveva sostenuto la teoria eliocentrica e non geocentrica, del altro che come ha titolato Repubblica forzando un articolo di Eco molto puntuale, altro che in passato sapevano che la Terra era tonda, avevano calcolato la circonferenza con l'1% di precisione. Ma di cosa stiamo parlando? Ecco, allora, questo è la scienza ellenistica. La scienza ellenistica, poi continuo, altrimenti si vuole per lungo. La scienza ellenistica è durata 700 anni. Alessandria è stata la capitale per 700 anni, attraverso tre diverse grandi ondate, l'ultima delle quali è stata quella culminata con la morte e con l'assassinio di Ipazia, ma c'erano tante altre città, tra cui Siracusa, che in quel periodo aveva un'importanza anche politica e militare molto, molto forte, diciamo, nella Mediterranea, c'era Pergamo, dove tra l'altro sono stati, è stata creata la tecnologia per poter mettere a punto i libri che hanno cominciato a circolare nel Mediterraneo, non erano di carta, erano di pergamena, ma hanno cominciato a circolare nel Mediterraneo e che hanno costituito quello strumento di comunicazione
che consente di veicolare anche la comunicazione della scienza, se si sente la cosa. E quindi ecco che per una sorta di combinazione, quindi ripeto, di pensiero filosofico, di esperienza empirica concreta, quindi di sperimentalismo, di tecnologia e di domanda sociale, di evocazione di alta tecnologia, di tecnologia dell'innovazione, ecco che si crea quello immediato di cui si parlava ed è stata prodotta ed è nata la scienza. Penso, ci sono due modelli al confronto, ma magari ne parliamo dopo, sui modelli di diffusione della cultura. Ecco, io penso che la scienza sia appunto questo accidente congelato, non è detto che dovesse nascere per forza, ma una volta dimenticarla, anche se poi c'eravamo riusciti, però poi si è diffusa in tutti i pianeti e poi finalmente è ritornata dalle nostre parti, ma di questo parleremo tra poco. Intanto la scienza nasce sostanzialmente in questo modo. Bellissimo affresco, vi assicuro leggendo il libro che la correlazione di fatti storici, degli eventi della storia, dei movimenti dei popoli, delle relazioni tra gli studiosi e la connessione tra i risultati degli studiosi è davvero notevole. Si ha il piacere della lettura storica impreziosita da tante splendide considerazioni scientifiche e epistemologiche, davvero un bel affresco. E in effetti, diciamo, da questo punto di vista l'Europa prima dell'Europa era abbastanza orba di scienza, nel senso che nonostante l'orgoglio latino e romano e tutta la propaganda e la retorica connesse, bisogna confessare un fatto, che al di là della potenza militare, dell'organizzazione amministrativa, e forse sicuramente la scienza del diritto, che in qualche modo non è una scienza esatta ma è una conoscenza scientifica, un'organizzazione e una potenza come quella dei romani si spiega manu militari e con la villa e lo schiavismo, quindi con metodi di produzione che chiedevano poca innovazione scientifica. E di fatto l'Europa prima dell'Europa, cioè quella dell'impero romano, è stata abbastanza estranea ai fenomeni scientifici. E quando un imperatore romano decide di eleggere religione di Stato il cristianesimo e i cristiani da perseguitati diventano persecutori e spazzano via, incendiano il Serapeo e dilaniano, straziano fisicamente una delle più grandi scienziate dell'antichità, questa cultura e questa gemma preziosa, questo accidente congelato, ha rischiato di morire del tutto. E la parte diciamo centrale, bella dell'affresco che ci ha regalato Pietro Greco è proprio quando si assiste a questo passaggio di testimone tra le varie culture, quindi a volo, abbastanza sorvolando in maniera sintetica ma tutto sommato esauriente, si passano in rassegna i vari passaggi di testimone, innanzitutto con l'altro grande impero stanziale dell'Eurasia, e cioè la Cina, la gigantesca Cina. E tra l'altro mette in relazione, secondo me davvero significativa e apre molte prospettive interessanti, le ondate migratorie di tutti i barbari, perché in modalità diverse gli stessi barbari rimbalzavano con ondate migratorie dai confini dei due imperi. Tutto sommato i barbari, i Xiongnu dei cinesi, e in lingua cinese significa barbari, e saranno poi gli unni che con Attila devasteranno e varcheranno i confini dell'impero romano. Quindi c'è descritta tutta questa dinamica di popolazioni, i rispettivi movimenti demografici, ma sono descritti i risultati importanti che in quelli che per l'Europa sono considerati secoli bui, altrove invece sono secoli luminosi.
e in questa parte centrale, in un certo senso, da Ipazia fino a Fibonacci, che Pietro ci dice essere un po', e poi vi spiegheremo in un altro magari momento in che modo simbolicamente il primo passo di scienza originale autonoma di europeo in Europa, in questo lasso di tempo succedono tanti fatti rilevanti scientifici, e la fiaccola dell'accidente congelato di questa scienza esatta viene preservata e poi restituita all'Europa solo attraverso questi intermediari di lusso, che però ci lasciano un pacchetto di conoscenze scientifiche e di risultati anche sociali importanti in Cina, in India e soprattutto il rush esplosivo della dominazione islamica musulmana, che è tutt'altro che non quel paese dell'intolleranza che una certa propaganda ci dice adesso. Quando è stata nei suoi secoli d'oro, è stata anche a Baghdad la casa della saggezza. Provaci a raccontare un po', per sommi capi, tutto questo, che ovviamente va letto nelle belle pagine per esteso. Bene, ci proverò anche a tenere il megafono in piedi. Serve anche questo. Dunque, c'è un bel libro di Karl Boyer sulla storia della matematica, dalle origini fino a... che descrive con una scena molto efficace tutto quello che ci ha detto. Dice: l'unico contributo che hanno dato i romani alla matematica è quando Cicerone è andato a Siracusa e ha visto che la tomba di Archimede, che era stato ucciso da un soldato romano, era malmessa, e quindi Cicerone ha voluto che fosse messa bene. Ecco, questo è l'unico contributo che nel corso di 1000 anni di storia i romani hanno dato alla matematica. Qualcosa di analogo può essere detto per tutte le altre scienze naturali, per tutte le scienze naturali, e quindi i romani non hanno dato assolutamente nessun contributo alla scienza, pur avendo, sia chiaro, dato uno straordinario contributo al diritto. Noi ancora oggi, per fortuna, utilizziamo il diritto romano, e avendo anche avuto una ingegneria, una tecnologia, soprattutto nell'ambito delle costruzioni, molto molto importante. E come mai, diciamo, questa difficile dirlo, diciamo, ovviamente i pareri sono diversi, gli storici di professione sono molto impegnati, ma probabilmente uno dei motivi per cui i romani non hanno prodotto nulla in termini scientifici è che la loro economia per alcuni secoli, per molti secoli, non ha avuto bisogno di innovazione tecnologica. Non ci sono state neanche grandi industrie, l'impero romano è stato un grande impero agricolo, sostanzialmente, fondato sull'agricoltura, senza bisogno di grandi innovazioni. Tant'è che tante innovazioni che già erano presenti, già erano state sviluppate dagli ellenisti, entrano in Europa per la prima volta intorno al 1200-1300. I romani sanno che esistono, ma non le utilizzano perché non ne hanno bisogno, perché hanno delle macchine a più basso costo delle macchine materiali, che sono gli schiavi. Quindi questo è, per sommi capi, uno dei motivi. E quindi, sebbene abbiano avuto dei grandi intellettuali, anche dei grandi letterati e dei grandi giuristi, non hanno avuto dei grandi scienziati. Poi c'è stata la caduta dell'impero romano. Io oso affermare in questo libro che probabilmente la caduta dell'impero romano, a differenza dell'impero cinese, tutto sommato dura tuttora, avendo cambiato alcune forme e strutture, l'impero romano è caduto perché appunto non ha saputo innovare, non ha retto al ritmo e al cambiamento dei tempi, e quindi la sua economia, prima ancora che la sua forza militare, è venuta meno. Ma durante questi secoli, che vanno dal V-VI secolo d.C. fino al XI-XII secolo, l'Europa è stato un continente del tutto marginale rispetto al mondo sviluppato, che era allora, quasi sempre stato, l'Asia orientale, quindi l'India, la Cina,
e il bacino del Mediterraneo, soprattutto del Mediterraneo africano, del Nord Africa e del Medio Oriente. Questi erano i luoghi, no, fino alla, questi erano i luoghi più sviluppati del mondo. E, l'Europa è stata sempre marginale. In questi secoli sono stati dei secoli aurei. La Cina ha sviluppato una grande cultura anche di tipo scientifico o protoscientifico, l'India altrettanto, ma soprattutto l'Islam. Quando ci fu la grande conquista da parte degli arabi, anche qui si creò una commistione, una contaminazione di quei tre elementi di cui vi dicevo prima. Innanzitutto gli arabi, a differenza diciamo dei romani, che presero dai greci alcune cose ma non tutto, aderirono catturarono la loro filosofia, cercarono di catturare la filosofia dei greci, cercarono di catturare la scienza dei greci, e la loro economia era un'economia mercantile fondata anche sulla produzione di beni, chiamiamoli tra virgolette, di tipo industriale. Avevano stabilito un flusso di commercio con la Cina davvero imponente, tant'è che nelle città di una grande città cinese, Canton, c'era un intero quartiere arabo che l'imperatore cinese, con grande tolleranza anche in questo caso, consentiva che fosse governato con le leggi degli arabi, perché era abitato sostanzialmente dagli arabi. E ovviamente già i cinesi arrivavano anche da queste parti, arrivarono anche a dialogare con i romani. Bene, non voglio entrare nel merito della scienza cinese e indiana, che ad avviso di molti si è potuta sviluppare soprattutto nella sua parte teoretica, avendo potuto apprendere attraverso anche gli arabi le conquiste ellenistiche, ma su questo, se ci sarà tempo, parleremo dei modelli di diffusione della cultura. Ma certamente gli arabi, a partire da 200 anni dopo, diciamo, la conquista, realizzarono una piccola Elena, diciamo, riesumarono, diciamo, la scienza ellenistica, intanto con una imponente opera di traduzione. Tradussero tutti i classici greci, la filosofia, Aristotele, Platone, eccetera, eccetera, ma anche tutti i classici ellenistici scientifici, e non solo scientifici, ma scientifici, e attraverso alcuni processi di traduzione davvero straordinari. Uno prima dal greco in siriano, quindi nell'attuale Siria, che era a Damasco, per alcune decine di anni un'intera famiglia, ma una famiglia di allora, quindi alcune decine di persone, in maniera tutti i giorni traducevano. Poi c'è stata la traduzione direttamente dal greco all'arabo, o dal siriano all'arabo, o dal greco al persiano, e dal persiano all'arabo. Alla fine della giostra, tutto quello che c'era di noto, che prodotto dai greci, fu tradotto in arabo. Ma tutto quello che era greco fu davvero introiettato dai non più arabi, dagli islamici, perché ormai erano popolazioni di diversa etnia, erano quindi accomunati dalla lingua araba e dalla religione, e Baghdad diventa quello che prima era stato Alessandria d'Egitto. Baghdad diventa una metropoli di oltre 1 milione di abitanti, al cui centro c'è la casa della Sapienza, come è stato prima ricordato, e la casa della Sapienza era appunto, diciamo, sostanzialmente un po' come la biblioteca di Alessandria, un centro di formazione, un centro di ricerca scientifica. Avevano i loro osservatori, certo erano a occhio nudo, però erano osservatori fatti con tutti i crismi. Furono creati i primi ospedali a Baghdad, ospedali pubblici in cui si andava gratuitamente, e così via. E grazie a questa enorme capacità di accettare e metabolizzare la scienza, la cultura greca, la scienza greca, fermiamoci alla scienza, diciamo, in modo particolare, si formò per 400-500 anni una classe di studiosi islamici che hanno prodotto nuova conoscenza scientifica. Cioè la scienza con gli arabi è andata avanti, certo fondata sulla base soprattutto ellenistica, contaminata
da influenze indiane e anche cinesi, ma fondate soprattutto sulla base ellenistica, però hanno prodotto nuova scienza. Cosa succede poi? Mentre tutto questo avveniva, l'Europa stava sempre fuori. Tant'è che mentre gli arabi, persino gli arabi di Spagna, che stavano in Spagna, dialogavano con i cinesi dall'altro capo dell'Eurasia, e quindi queste carovane, perché non c'erano ancora altri mezzi, attraversavano l'Europa, nessuno in Europa si accorgeva che in quelle carovane erano contenuti dei testi con una sapienza enormemente, diciamo, superiore. Un solo europeo, per la verità, acquisì prima di Leonardo Fibonacci, Gilberto, che poi divenne papa con il nome di Silvestro II, andò in Spagna, capì, apprese la matematica indo-islamica, indiana e islamica, l'apprese, cercò di divulgarla, ma neanche tra i suoi discepoli trovò accoglienza. E perché? Ma non perché gli europei erano più stupidi degli altri, anzi, siamo poi noi riteniamo di essere più intelligenti, non per questo, ma perché non c'era una domanda sociale di scienza, di nuova cultura. Quindi tu il Papa, Silvestro II, allora Gerberto, cercava di calarla dall'alto, ma ovviamente questo, se non c'è una domanda forte sociale, quando questa domanda sboccia, e allora poi la storia è un'altra. Ma intanto per questi 1500 anni l'Europa è fuori da tutto il flusso culturale che attraversa i tre continenti connessi, cioè l'Asia, l'Europa stessa originalmente, e l'Africa, almeno l'Africa del centro-nord sostanzialmente. E questa ricostruzione puntuale, che ovviamente affonda in argomenti di carattere sociale, medico, culturale, artistico, e mostrano anche gli innumerevoli risultati, perché se in qualche modo Pergamo aveva prodotto la pergamena, non dimentichiamoci che in quegli anni in Cina viene scoperta la carta e la stampa, viene scoperta purtroppo per fortuna degli eserciti la polvere da sparo. Insomma, ci sono tante conoscenze e tanti episodi che dimostrano in maniera inequivocabile la marginalità assoluta dell'Europa in questo contesto per circa mille anni. E è bellissima l'immagine che Pietro ci affida di un'Europa riforestata molto bene, ma in cui si sente solo lo scricchiolio isolato della penna del venerabile Beda, l'unico diciamo che in qualche modo compila i testi, insomma. Ma la scienza e le civiltà egemoni sono da tutt'altra parte, no? E l'Europa è completamente tagliata fuori. È importante quella che normalmente nei nostri anni liceali spesso sono oscure e faticose pagine di storia, in cui si discute del primato della Chiesa o dell'impero, in cui ci sono tutte le successioni dinamiche, tutte le controversie e le congiure e tutti gli episodi che spesso ci hanno afflitto da studenti, rendendo questi eventi anche un po' pesanti da digerire. Io vi assicuro, letti, forse perché sta cercando di parlare anche di altro, ma letti nel testo, perché poi in qualche modo dai pazzi a Fibonacci significa anche dal punto di vista storico andare dalla deposizione di Romolo Augustolo, e quindi dalla ufficiale fine della storia antica, arrivare fino a Federico II e alla sua corte. Allora, tutta questa dinamica storica è ricostruita in maniera, secondo me, magistrale, e ringrazio nuovo Pietro, ma quello che accade è anche, ed è l'argomento interessante che ci propone in qualche modo, è che la dinamica che rende possibile poi lo sviluppo di uno spirito europeo in qualche modo è data proprio dalla
pluralità, dalla io adesso provo anche ad interpretare e poi chiederemo a Pietro se questa interpretazione in qualche modo è giusta, proprio il fatto che ci siano due grandi soggetti che si contrappongono senza l'uno riuscire a dominare sull'altro, papato e impero, e ci siano una congerie di stati che stanno per diventare nazionali, stanno per diventare potenze, ma ancora non lo sono. In questo contesto enormemente frazionato c'è modo di recuperare degli spazi di autonomia e diciamo si forma anche in Europa una classe mercantile, si formano delle corporazioni, soprattutto importante, nascono le prime università. In qualche modo sì, sotto l'egida del Vescovo di Roma, ma spesso ritagliandosi importanti elementi di autonomia, e attorno a questi centri e poi soprattutto nelle due importantissime finestre, quella di Palermo e quella di Toledo, comincia anche l'importante traduzione dall'arabo al latino. E in qualche modo Euclide tanti secoli dopo, Archimede tanti secoli dopo, Galeno tanti secoli dopo, tornano, per la prima volta vengono letti, interpretati in Europa. Ecco, parlaci un po' di questa embrionale nascita dell'Europa. Bene, grazie. È molto discusso quando sia nata davvero l'Europa. Ieri ero discutendo a Cesena con un filosofo che insegna filosofia teoretica, il quale sostiene che l'Europa nasce nel 600. Altri dicono no, è stato Carlo Magno. Beh, io propongo l'idea che l'Europa nasce nel 1226, quando si incontrano Fibonacci e Federico II. Perché dico questo? Cioè, è chiaro che è una come dire, trovata giornalistica, cioè, chiaro, che cosa succede? Per uno di quei casi storici ci ritroviamo di fronte a una combinazione di quei tre elementi che si erano verificati prima ad Alessandria, nel mondo ellenistico, poi nel mondo islamico, e adesso si ritrovano in Europa. L'Europa attraversa una nuova fase, dopo i secoli bui per l'Europa, ma straordinariamente brillanti per altre parti del pianeta. L'Europa subisce una crisi del vecchio sistema feudale, o almeno del primo sistema feudale, e una fase di nuova urbanizzazione. La gente ritorna in città, perché in città c'era stata all'epoca dei Romani, all'epoca degli Ennonisti, eccetera, eccetera. Anche Roma faceva più di 1 milione di abitanti all'epoca dell'impero. Ma la gente ritorna in città. Tanto per chiarirci però, mentre ritorna in città, e la città con il maggior numero di abitanti, diciamo, dell'Europa, non lo so, Firenze con 100.000 abitanti, Parigi 100.000 abitanti, ma Cordova, che era ancora islamica, gli abitanti faceva 500.000, Palermo, che era islamica, gli abitanti ne faceva, è controverso, tra 150 e 300.000, quindi stiamo parlando di due realtà, di realtà complete. Comunque certamente c'è questo fenomeno di urbanizzazione. Poi succede che l'Europa viene attraversata da alcune correnti che una volta si definivano barbariche, non potremmo dire ce ne fossero di questi barbari, per esempio dei normanni, che arrivarono non solo in Normandia ma arrivarono anche in Sicilia. A un certo punto ci fu lo scontro militare con gli arabi e nacque la corte di Ruggero II, il nonno di Federico, e proprio in questo periodo, nel XII secolo, che cosa succede? A Palermo come a Toledo, anche sulla spinta di esigenze sociali che stavano nascendo in Europa, di questo bisogno di acculturamento, di innovazione anche tecnica, e comincia la traduzione sistematica della filosofia, dei filosofi greci, di Platone, Aristotele, dall'arabo in latino, e anche degli scienziati ellenistici. Euclide viene tradotto per la prima volta in latino non dal greco ma dall'arabo, e così via, con
piccole trasformazioni che ci sono, degli errori, dei misunderstanding, eccetera, eccetera. Ma questa imponente opera di traduzione avviene sostanzialmente tra Toledo e Palermo. Toledo è più conosciuta di Palermo, ma in realtà Palermo è un po' sottovalutato. E fermiamoci un attimo a Palermo, perché avviene? Avviene grazie ancora a un fenomeno di straordinaria contaminazione in cui si ritrovano quattro almeno gruppi socioculturali, diciamo, che sono gli arabi che sono ancora lì, gli intellettuali che dalla corte di Ruggero sono gli ebrei che sono bravissimi anche loro in queste opere di traduzione, i bizantini, quindi i cristiani ortodossi, comunque venivano, che rispondevano più a Bisanzio che a Roma, e poi cristiani dell'Europa, sostanzialmente quelli che rispondevano. Dalla contaminazione di questi popoli normanni, siciliani, arabi, ebrei, cioè delle culture, nasce una delle corti più colte che il nostro continente abbia mai conosciuto. Bene, quindi la prima cosa è la traduzione, dopodiché questa traduzione è come un po' il mosto che poi fermenta e dà il vino, e una generazione successiva comincia a dare il vino, anche perché la domanda di conoscenza in Europa cresce a dismisura. Allora cosa succede? Succede azioni, diciamo. E succede che per esempio in Nord Africa il figlio di un pisano, Leonardo, nasce in un paese dell'Algeria e comincia a studiare la matematica, e comincia a studiare la matematica dell'Islam. Siccome il ragazzo è bravo, comincia a frequentare i grandi centri culturali dell'Islam del Nord Africa, e va anche a Bisanzio, a Baghdad a discutere, e quindi introietta tutta la matematica, e siccome è bravo è capace, come fosse per la verità è un matematico islamico, anche se di religione resta cattolico, ma è un, e quindi assume la conoscenza matematica che è tipica, diciamo, ormai dell'Islam. Poi a un certo punto ritorna a Pisa e nel 1202 scrive questo Liber Abaci, che è il primo libro scritto da un europeo dopo Archimede, ma di un europeo in Europa che sta nascendo, è il primo libro in cui viene non solo riportata la numerazione indo-araba, e lui lo dice chiaramente, i numeri che noi oggi scriviamo sono stati inventati dagli indiani e assunti dagli arabi, e io li porto qui, ma mette insieme tutta una serie di nuove conoscenze scientifiche, nuovi teoremi, nuove, eccetera, eccetera, e quindi è il primo europeo. Nello stesso tempo a Palermo Federico II continua l'opera di traduzione, ma comincia a organizzare una corte dove nasce la lingua italiana, la letteratura italiana, la poesia in volgare, eccetera, eccetera, che poi diventerà la base anche per i letterati fiorentini, bolognesi, eccetera, eccetera, che di lì a qualche anno, a qualche lustro, daranno vita alla letteratura italiana che una volta era considerata iniziale. Ma in quella stessa corte c'è anche un gruppo di scienziati, chiamiamoli così, di filosofi naturali, di filosofi che si occupano del funzionamento della natura. E come si fanno? Cercano di mettere insieme le teorie che stanno apprendendo e di fare le prime sperimentazioni. Ovviamente si tratta di persone alle prime armi e non producono nulla di nuovo, tranne uno che produce nuova conoscenza, ed è proprio l'imperatore, il quale scrive un libro sulla caccia col falcone. Però nella caccia, in questo libro sulla caccia col falcone, lui mette insieme tutta la letteratura sugli uccelli che era conosciuta fino ad allora, compresa la letteratura ellenistica, e fa degli esperimenti, alcuni dei quali crudeli, e quindi non è il caso neanche, però fa i primi esperimenti. Ecco che in questo libro c'è il primo esempio di filosofia naturale, o se volete di fisica, di biologia, cioè di scienze naturali, con nuove conoscenze prodotte da un europeo. Questo, guarda caso, è l'imperatore. Nel 1226 queste due persone, i Bonacci e Federico II, si incontrano. Allora possiamo dire
che se dobbiamo proprio scegliere una data di inizio, il giorno in cui nasce l'Europa, io dico che quel giorno è lì. Ma perché dico che quel giorno è lì? Intanto perché ovviamente l'Europa sta nascendo anche per altri motivi, è stato ricordato le università. Ebbene, là si crea una rete di università davvero internazionale. Cioè ci sono le università, cito le principali, viene spesso dimenticata Salerno, è un'università merda. Poi c'è ovviamente Bologna, che è considerata un po' a torto la prima università, perché secondo me Salerno viene un po' prima. Poi c'è Parigi, poi c'è Montpellier, poi c'è Oxford, Cambridge, e poi ci sono le università in Salamanca e nella penisola iberica, e Coimbra anche nella penisola iberica. Quindi c'è quest'asse che va da Salerno a Londra. Londra allora faceva non più di 15.000 abitanti, era diciamo, un quartiere di Palermo, quando, però c'aveva questa. E come nascono queste università? Nascono come cooperative di docenti e o di studenti, che ovviamente subiscono la pressione della Chiesa, il controllo della Chiesa, ma non fino in fondo, invece si comincia a stabilire. Bene, queste costituiscono un tessuto culturale davvero straordinario, intanto perché hanno un'unica lingua, come avevano avuto i greci in epoca, cioè gli ellenisti nell'epoca avevano il greco, adesso hanno un'unica lingua che è il latino, e poi hanno un'assoluta comunanza. Gli studenti francesi vanno a studiare a Bologna piuttosto che a Salerno e viceversa, solo Federico II cerca di limitare la fuga dei cervelli, e tra l'altro inventando la prima università pubblica, quella di Napoli, che non si occupa di scienze, di giurisprudenza, ancora oggi si occupa soprattutto di quello, non so, non, adesso farei un torto, ma è stata nota per questo, ma questo tessuto è davvero importante. Su questo tessuto si innesta la scienza, perché la produzione di nuova cultura ha a che fare con la filosofia naturale in maniera molto imponente. Per esempio, le tre grandi correnti filosofico-teologiche che nascono tra il 200 e il 300, quella di Bonaventura piuttosto che di Tommaso, eccetera, eccetera, sono tutte correnti che si confrontano e che nascono e che si distinguono rispetto e alla filosofia islamica, di Averroè, per esempio, e rispetto alla filosofia naturale su cui contestano. Ma poi in tutte queste università cominciano a nascere una serie di persone che hanno tutto l'aspetto culturale di persone che oggi definiamo scienziati, alcuni dei quali producono anche dei risultati originali. Quindi la scienza comincia a essere davvero il collante culturale di un'area del mondo che comincia a essere culturalmente omogenea. Ecco perché io dico, forzando un po' la storia, tirando la delicatezza come volete, che l'Europa nasce quando incontra la scienza, perché la scienza diventa uno dei suoi collanti culturali molto importanti. L'altro certamente è la lingua, le università, la cultura in generale, e qualcuno dice il cristianesimo, cioè una comune religione. Certamente sarebbe sbagliato sottovalutare l'idea che il cristianesimo non abbia avuto una funzione in Europa, però io faccio notare che il cristianesimo esisteva in Europa da 1200 anni, non senza che l'Europa ci fosse, e che era la religione egemone da almeno 800 anni, diciamo, senza che l'Europa ci fosse. È un fattore importante, ma non è certo, secondo almeno a mio avviso, il principale. E quello principale è la comunanza della lingua, un'ossatura culturale definita dalle università, e la scienza, l'incontro con la scienza. Questo incontro è davvero importante perché l'Europa inizia ad avere quello sviluppo rapidissimo di scienza che era già avvenuto nell'Islam. Se uno va a studiare la scienza islamica, adesso non vorrei essere un determinista storico troppo, ma c'è stato bisogno di circa due secoli perché gli arabi maturassero e poi cominciassero a diventare creativi. Ecco che gli europei, forse addirittura in maniera più rapida, cominciano a metabolizzare e cominciano a essere creativi. Solo che all'improvviso, a metà del 300, arriva una grande crisi, che è la grande crisi della peste, l'epidemia di peste, che attraversa tutti i tre continenti connessi, Asia, però l'Europa ammazza
un cittadino europeo su tre, il 30% della popolazione, su 90 milioni stimati di popolazione che vivono loro in Europa, ne muoiono 30 milioni in pochissimi anni, nel giro di 5-6 anni. Pensate. Ora, tutto questo cerco di dimostrare che crea una soluzione di continuità, un intervallo netto, preciso, misurabile, che va dal 1350 al 1430-1440. La scienza avrà bisogno appunto di ricominciare quasi un secolo e mezzo dopo, a metà del 400, per certi versi con degli abbrivi già all'inizio del 400, ma avrà bisogno di superare quella grande crisi, non si può fare la storia con di sé, ma senza la quale probabilmente la rivoluzione scientifica del 600 sarebbe stata anticipata di circa 2 secoli. Allora, io vorrei solo fare un'ultima domanda, poi sarebbe bello fare, Federico fa magari qualche domanda al pubblico, e se rimanesse un po' di spazio c'è il presidente della mia associazione che infine vorrebbe e dovrebbe ricordare un appuntamento dell'associazione per domani. Rapidamente però, Pietro ci ha anticipato quasi l'inizio del secondo, perché questo primo libro finisce con la peste, in qualche modo prima della peste c'è semplicemente la morte di Dante, che è, ecco esatto, che mi piacerebbe che lo recuperassi brevemente, perché è stato un divulgatore di scienza. Dunque, l'anno prossimo saranno 750 anni dalla nascita di Dante. Ora, io penso che Dante, insomma, sia un personaggio molto molto importante, uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, però è poco conosciuto in Italia, almeno, perché all'estero lo conoscono per altri motivi, è poco conosciuto come il poeta della scienza. È conosciuto come il poeta della scienza perché nella Divina Commedia lui mette tutta la scienza conosciuta del suo tempo, tutta nella Divina Commedia. E non è un caso, lui lo fa, diciamo, sostanzialmente apposta, e poi lo dirò, diciamo, perché addirittura teorizza, diciamo, questa. E quindi ora chiediamoci, me lo chiedevo ieri, diciamo, con il professore di filosofia teoretica che voleva discutere su questo, chiediamoci come mai un grande poeta che già percepiva di sé di essere un grande poeta sente il bisogno di mettere nella sua opera poetica principale tutta la scienza, tutta la filosofia naturale del suo tempo, con una cultura davvero enciclopedica, aveva tanto, perché conosceva tutta la filosofia naturale islamica, di recente quella nata in Europa, sente il bisogno, perché la scienza sta diventando qualcosa di importante, diciamo, quindi è importante per la società. Ma lui, questo, anche questo penso, diciamo, fuori dagli addetti ai lavori non sia molto conosciuto, ma lui scrive la Divina Commedia anche perché nel convivio ha teorizzato qualcosa, e ha teorizzato un qualcosa che è di straordinaria attualità. Cioè lui dice: stiamo vivendo un'epoca in cui la conoscenza è sempre più importante, va bene? E oggi noi diciamo lo stesso, viviamo nell'era della conoscenza. E la stessa cosa era quella percezione che ne avevano nel 300 queste persone che all'improvviso avevano scoperto questo mondo straordinario che era la cultura greca, ellenistica, araba e così. Viviamo nell'era della conoscenza. Però la conoscenza è un fattore di progresso spirituale, ma non solo spirituale. Dante era stato anche un politico, quindi, diciamo, anche economico, diciamo, anche sociale, quindi è un fattore di progresso. E allora fa un'operazione che dal mio punto di vista è estremamente importante. Teorizza la democrazia della conoscenza. La conoscenza non può appartenere a questo o a quello, ma deve appartenere, come dirà Francis Bacon qualche secolo dopo, all'inizio del 600, deve appartenere a tutti, e chiudo altrimenti, e compito mio, che non sono un filosofo naturale, diceva Dante, io sono un piccolo poeta, un mero divulgatore, compito mio è di cercare di divulgare la scienza portandola a chi per vari impedimenti, soprattutto sociali, non può sedere a quella che lui chiamava
la tavola dove si spezza il pane degli angeli, dove si fa la filosofia naturale, sostanzialmente la filosofia in generale, la filosofia naturale in particolare. Quindi il compito mio di poeta, o se volete adesso il compito mio di giornalista scientifico, è democratizzare questa conoscenza, portarla al maggior numero di persone possibili, perché questo è un loro diritto, oltre che un vantaggio per l'intera società. Anche qui può sembrare come tirarsi un po' le tesi di Dante, però mi sembra un passaggio assolutamente fondamentale. E questo chiude questo periodo, perché mentre gli filosofi naturali sviluppano, europei, cominciano a sviluppare finalmente la filosofia naturale, ecco che nasce il problema degli effetti sociali della conoscenza. Oggi noi viviamo in una situazione analoga, viviamo nell'era della conoscenza, e comincio a rispondere a una delle tue domande, viviamo nell'era della conoscenza e abbiamo imminente e immanente il problema della democrazia della conoscenza. Perché questa società della conoscenza sta producendo in Italia e in Europa, ce ne accorgiamo un po' meno del resto del mondo, tanta ricchezza quando mai ne è stata prodotta in nessun'altra epoca storica. Oggi mai il mondo è stato così ricco, ma mai ci ha prodotto tanta disuguaglianza, mai il mondo è stato così diseguale. Quindi il problema della democrazia della conoscenza è il problema dei nostri tempi, e questo era anche il problema dei tempi in qualche modo. Allora, siccome mancano meno di 20 minuti, io ho preparato una serie di domande, ne farò probabilmente solo una. Oltretutto erano domande che mi ero preparato prima, sentendovi parlare le ho cambiate tutte quante. Quello che certamente mi sento di dire, ecco, una considerazione, scrivendo questo libro, e ovviamente Pietro ha già in cantiere i due successivi volumi, si acquisisce una visione complessiva del fenomeno di cui si parla, quindi in questo caso della cultura scientifica che si è sviluppata in tre quarti del pianeta praticamente, dove alla fine vai a toccare, che consente di cogliere appunto dei segnali che possono essere o positivi o negativi, rapportandoli al presente, all'attualità, e in parte su questo mi hai già risposto. La domanda mi è venuta in mente proprio adesso a proposito della appartenenza a tutti della conoscenza. La scorsa settimana un uomo vestito di bianco è stato acclamato al Parlamento Europeo, nonostante pochi giorni prima avesse detto, tra le tante dichiarazioni che i nostri giornali rilanciano ogni giorno con entusiasmo, che non c'è alcun contrasto tra la teoria del Big Bang e in pratica il creazionismo, il cattolicesimo, quindi il cattolicesimo, la cultura cattolica in particolare. Quindi, senza però spiegare come si possa allo stesso tempo credere che il mondo sia stato creato 6.000 anni fa e quindi sentirsi in sintonia con una teoria scientifica che sta studiando in questo momento, correggimi se sbaglio, i primi attimi, i primi decimi millesimi di secondo della formazione dell'universo dopo il Big Bang. Stiamo parlando di 13,8 miliardi di anni fa. A proposito di appropriarsi della conoscenza, cioè questo portare in qualche modo, in un modo un po' strano, un pensiero religioso a dialogare con la scienza, il pensiero religioso a mettersi in rapporto col metodo scientifico, quindi col pensiero scientifico. Io questa cosa la vedo piuttosto difficile e arrivo alla domanda. È veramente sintetica. La nascita e lo sviluppo della scienza in Europa è stata possibile nonostante il pensiero religioso, o grazie anche al pensiero religioso dominante, secondo
E quindi io so che tu parli di una crisi della scienza in Europa a partire dai primi anni del primo Novecento, questo nonostante ci siano stati Einstein, insomma la fisica eccetera eccetera, poi io ho fatto l'esempio del CERN che è sì, certamente un esempio positivo, però tu parli di crisi, quanto c'entra questa mia domanda con questa tua preoccupazione, se c'entra? Ma dunque, la tua domanda, ci prendiamo altre 4 ore e cerchiamo di... No, la tua domanda, diciamo che il rapporto tra scienza e religione in Europa e cristianesimo in Europa è un rapporto importante, molto stretto, che attraversa e la scienza e la religione. Voglio dire, Galileo era uno scienziato cattolico che si è posto anche dei problemi, diciamo, di tipo teologico, quindi ha cercato di dimostrare che se fatte salve l'indipendenza assoluta della ricerca scientifica, diciamo, questo non deve essere sostenuto in contrasto con la fede, e invece prevalse, diciamo, l'altra idea, che la primazia spetta alla teologia, e quindi lui fu costretto alla biura. Ora, questa tensione c'è sempre stata, quindi c'è questo rapporto, diciamo, contraddittorio. Anche nel 200, la prima cosa che fece il vescovo di Parigi quando arrivarono le tesi averroiane nell'Università di Parigi è proporre la censura, diciamo, quindi, però poi erano anche i Tommaso d'Aquino, eccetera, eccetera, che cercavano di trovare delle conciliazioni. E quindi c'è sempre questa. Ma questo è avvenuto anche nell'Islam, per la verità. Forse un po' meno in Oriente, però non sono abbastanza esperto, quindi non... però nell'Islam anche c'è stata questa tensione tra religione. Ora, se la scienza si è sviluppata nonostante o grazie alla religione, questo è di più, si è trovata, diciamo, in un contraddittorio permanente, che talvolta è creativo e talvolta invece è di ostacolo con la religione. Certo è che però, grazie alla scienza, però in maniera deterministica, perché la scienza ha prodotto che sono delle tecnologie militari maggiori, no, non questo, ma grazie alla cultura scientifica, all'approccio scientifico, ma anche grazie al resto della cultura umana che profondeva nella scienza, come l'umanesimo, eccetera, eccetera, Europa e scienza hanno cominciato a coevolvere, fino a che entrambe hanno raggiunto un massimo relativo, possiamo chiamare così, nel 600, va bene? Allora l'Europa, cioè il professore di filosofia teoretica dice che l'Europa è nata nel 600, che nel 600 l'Europa ha cominciato a essere il luogo del mondo, tra virgolette, culturalmente più avanzato, cominciata quella egemonia europea, culturale, ahimè, anche militare ed economica, eccetera, che ha caratterizzato la storia tra il 600 e l'800, inizio novecento, in senso. Ora, questa egemonia dell'Europa si è molto fondata sulla scienza, e lo sviluppo della scienza si è molto fondato sull'Europa. Ecco, questo è, come dire, il filo rosso del secondo libro che cercherò di dimostrare, nel quale cercherò di dimostrare come la scienza sia rinata nel 400, questa volta non al seguito della filosofia dei filosofi naturali, ma grazie a degli artisti, i quali hanno sentito l'esigenza di fondare la loro arte su basi solide, era il caso di Brunelleschi, di fondare letteralmente su basi solide. Si può dimostrare che il nucleo di questa, un po' come, forse addirittura di più, di Alessandria o di Baghdad, è stata a Firenze. E a Firenze, proprio all'inizio del 400, cioè Firenze allora faceva 60.000 abitanti, GDP, c'è stata una concentrazione di geni che non appare nella storia culturale del pianeta, davvero straordinaria, e in cui è stata l'arte a incontrare la matematica e la filosofia naturale. Quindi la scienza è rinata in Europa dopo la grande crisi del secondo, grazie soprattutto all'arte, questo imprinting è rimasto. Galileo Galilei è stato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, ma anche il più grande scrittore della letteratura italiana, uno dei
figlio di un grande teorico della musica e pratico della musica, musico egli stesso, teorico della musica egli stesso, critico d'arte, disegnatore, cioè l'ultimo uomo del Rinascimento è stato Galileo. E non è a caso che l'ultimo uomo del Rinascimento sia stato anche il primo della nuova era, perché queste due cose si tengono assolutamente insieme, guai a dimenticarlo. Nel momento in cui si dimentica di questo, e l'arte, e la scienza, e insomma la cultura umana si smettono. Quindi guai a perseguire l'idea delle due culture e cose di questo genere. Ora però vengo agli ultimi 5 minuti, però me ne prendo soltanto 2. Nel Novecento l'Europa inizia quella fase di, come dire, difficile rapporto con l'innovazione che ha subito l'Islam, guarda caso, proprio tra il 200, 300 e il 1400, per tante ragioni, ma inizia una fase di difficile rapporto con l'innovazione. La politica, la società non digerisce bene l'innovazione e non digerisce bene la scienza, e si creano dei fenomeni di reazione alla modernità e a tutto quello che comporta la modernità, con l'emergere di nuove classi, con l'emergere di nuovi diritti. La modernità, l'illuminismo e poi il romanticismo e poi l'Ottocento ha prodotto l'emergere di nuovi diritti di cittadinanza, diritti di cittadinanza civile, diritti di cittadinanza politica, diritti di cittadinanza sociale. Queste cose non sono mai slegate. Poi il problema è che quando questo crea dei contrasti, una volta si chiamano conflitti di classe, diciamo, e alla fine qualche se emergono le forze reazionarie e l'Europa ha cominciato a entrare in crisi con la scienza in maniera anche plastica, perché la reazione più reazionaria, scusate il gioco di parole, alla modernità si è avuta con il nazifascismo in Europa. Il nazifascismo ha prodotto letteralmente l'esodo della migliore cultura scientifica verso un altro continente, verso le Americhe, verso insomma, lontano dall'Europa. Quando nel 1933 Einstein sbarca in America e apprende la cattedra a Princeton, il New York Times titola: è come se il Papa avesse traslocato da Roma a Washington. C'era immediata la percezione che un'epoca storica stava cambiando. Fino all'inizio, fino a 100 anni fa, fino all'inizio della prima guerra mondiale, per circa 300-400 anni, per 300 anni, l'Europa ha detenuto il monopolio mondiale, il monopolio pressoché assoluto della conoscenza scientifica, dell'innovazione, della nuova conoscenza, della produzione di nuova conoscenza scientifica. Da quel momento in poi l'asse scientifico del pianeta ha cominciato a spostarsi, prima verso il Nord America e adesso sempre più nel Pacifico. Adesso la gran parte dei ricercatori vive in Asia, la maggiore intensità di ricerca è ancora in America. Noi in Europa abbiamo ancora una scienza molto importante, ma ce ne stiamo lentamente dimenticando, investiamo sempre meno in scienza. Ci sta superando l'Asia, ci stanno superando le Americhe, ci hanno superato da lungo tempo le Americhe, e noi investiamo sempre di meno, ma investiamo non solo in termini monetari che servono, ma anche in termini proprio culturali. Noi crediamo sempre di meno nella scienza e nel resto della cultura, nel senso della conoscenza. Il guaio è che ne abbiamo consapevolezza, e poi davvero chiudo. 15 anni fa Jacques Delors, uno dei pochi intellettuali politici illuminati di questo continente, lanciò un progetto per l'Europa, innanzitutto un'Europa unita e soprattutto unita intorno, grazie anche alla scienza. Il CERN è stata la prima istituzione europea, la prima cosa fatta in comune dagli europei dopo la seconda guerra mondiale è stato il CERN di Ginevra, su iniziativa degli scienziati, non a caso, e fare dell'Europa l'area leader al mondo nell'economia, nella società della conoscenza. E poi sono stati indicati anche degli obiettivi, questi obiettivi sono stati regolarmente mancati e oggi noi continuiamo a dimenticare, soprattutto nella parte sud dell'Europa. Se ci fate caso, i paesi che hanno le maggiori difficoltà economiche sono Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Malta, e sono i paesi che investono di meno in ricerca scientifica e tecnologica nel continente, cioè del nostro continente. Ma al di là delle tensioni interne al continente, delle quattro velocità che sono sul continente, è che il continente sta perdendo terreno rispetto agli altri
per fortuna gli altri hanno scoperto la scienza, ma guai a noi a dimenticare. Perché, ed è l'ultimo ammonimento, insieme alla scienza stiamo dimenticando le altre grandi invenzioni dell'Europa, e soprattutto il welfare. Noi in Europa abbiamo appunto avuto maggiore percezione prima degli altri della necessità di riconoscere i diritti di cittadinanza civile, politica e sociale, e adesso ce ne stiamo, ahimè, dimenticando. C'è un bellissimo libro di un ambasciatore intellettuale di Singapore che dice: finalmente noi da queste nostre parti, anche noi abbiamo finalmente un bagno per appartamento, cioè stiamo conquistando quello che voi in Europa avete conquistato 50, 60 anni fa. Adesso quello che dobbiamo fare è conquistare i vostri diritti di cittadinanza, il vostro welfare, però voi ve ne state dimenticando, mentre noi cerchiamo l'ulteriore modernizzazione per conquistare questi diritti. Allora ecco che la crisi della scienza in Europa è diventata la crisi dell'Europa, solo attraverso un recupero della scienza, che significa un recupero dell'identità europea, della democrazia, dei diritti, eccetera, eccetera, questo continente potrà uscire dalla spirale di declino verso cui sembra avviata e rinnovare i suoi antichi splendori. Pochissimi minuti, dicevi, qui dice, ecco, allora prima se c'è una domanda dal pubblico, assolutamente, abbiamo tempo. Intanto Damiano magari... No, io volevo sapere da Pietro una cosa, mi incuriosiva il discorso delle traduzioni. Che tu mi dicevi, le origini sono quelle, praticamente i primi sono stati arabi o islamici. Hai usato a volte il termine arabo, a volte il termine islamico. Volevo capire intanto se era la stessa cosa, perché poi se uno dice islamico ovviamente pensa a un discorso di religione, e allora a questo punto qua mi chiedevo se proprio il discorso della traduzione in sé poteva avere, come ti posso dire, non so come spiegarlo, la traduzione è un atto importante, delicato, quanto ci poteva essere, ecco, di influenza rispetto poi al discorso, cioè di drammi, di religione. Un altro pezzo abbastanza importante. Dunque, gli arabi colsero tutta l'importanza delle traduzioni, come loro hanno un background culturale che invece ci avevano i siriani. Ecco che lasciarono o diedero mandato sostanzialmente ai siriani di operare il primo blocco di traduzioni dal greco al siriano, perché Damasco era stato uno dei luoghi, delle capitali dell'Islam che si stava affermando immediatamente. E quindi quella prima opera di traduzione avvenuta a opera dei siriani, ma su spinta degli arabi. Poi gli arabi si imposero a Baghdad, ma poi si contaminarono. Oggi sono conosciuti come islamici, ma erano arabi, persiani, eccetera. C'era tutto l'attuale Iran, non erano più solo arabi, ma gli arabi che si erano imposti, diciamo, ormai avevano eletto a propria capitale a Baghdad, recuperarono e le traduzioni persiane e le traduzioni dal greco in persiano, quindi dei persiani diventati intanto islamici, e le traduzioni dirette in arabo, quindi sono tre flussi di traduzioni: dal siriano in arabo, dal greco direttamente in arabo e dal persiano in arabo, oltre che dall'indiano in arabo. Un'imponente opera di traduzione in arabo come lingua, in cui gli arabi hanno avuto una grossa parte, ma a quel punto, diciamo, la cultura di Baghdad era una cultura fortemente cosmopolita, erano islamici, ma c'erano persiani, siriani, ebrei, cristiani. I grandi traduttori a Baghdad erano ebrei e cristiani anche, cioè, c'era una grandissima tolleranza che si è mantenuta anche nella Spagna islamizzata, che c'era nella Sicilia, e si è mantenuta anche con i normanni, cioè questa cosa, quindi c'era una grande tolleranza che forse oggi non conosciamo più, ahimè, e questa contaminazione ha prodotto. Quindi se sono stati proprio gli arabi in senso stretto, sono tutte. Sono state
la contaminazione stimolata dagli arabi di una serie di popoli che arabi non erano, che avevano una cultura passata molto importante e che si sono islamizzati. In questo senso l'Islam. Va bene, se non ci sono tempo. Quello è troppo suggestiva questa domanda che ho fatto lì, cioè mi ha fatto venire in mente un'altra. Tu un po' hai accennato, il punto è quanto la cultura che viene dal mondo arabo islamico è stata negata nei suoi contributi in Europa, perché tu prima parlavi di Dante, giustamente il convivio, la condivisione del sapere, però è anche vero che nella commedia Dante utilizza un sistema che è aristotelico, tolemaico, e utilizza tutto un sistema gnomico per far passare certe cose, c'è cioè un pensiero religioso cristiano perché uno si possa ricordare, mentre appunto, e questo mi ha affascinato tantissimo nel tuo libro, quando tu ci parli di Federico II che tra i primi utilizza un metodo in qualche modo sperimentale, che è tutto diverso da quello che fa, no? Dante, per quanto conoscesse l'eroe. Questo volevo sapere. E poi ancora a Firenze, io da Fiorentina, mi spiace sparare sulla mia città, ma ancora quando poi si inventa la prospettiva e si dice che l'hanno inventata i fiorentini, in realtà poi si viene a scoprire che invece esistevano dei trattati di ottica che venivano proprio dal mondo arabo e che furono del tutto negati. Quindi ecco la domanda: quanto queste radici arabe e islamiche dell'Europa sono ancora negate? Dunque, le radici sono profonde. Quello che è avvenuto nel XIII secolo è la traduzione dall'arabo di tutti i testi antichi, dall'arabo in latino. Quello che è avvenuto nel 400 invece è per la prima volta la traduzione direttamente dal greco in latino. Quindi Archimede, per esempio Saroncio, oppure i trattati di ottica sono stati finalmente conosciuti in una versione meno tortuosa, perché tradotti finalmente direttamente dal greco in latino per tutta una serie di motivi. Quindi è anche per questo che forse nel 400 ci si è dimenticati del contributo arabo. Ma il contributo arabo alla scienza, alla filosofia nel 200 e 300 era riconosciuto dallo stesso Dante, diciamo, per carità. Dopodiché Dante non era uno scienziato. Lui lo diceva, cioè io sono un poeta, cioè oggi diremmo io sono un giornalista, non sono uno scienziato, io parlo di scienza, però non sono uno scienziato. Lui dice che io sono un poeta, ma non sono uno scienziato, quindi lui non fa quello che fa invece Federico II, che invece è un vero scienziato. Quindi che poi oggi ci si sia dimenticati dell'Islam, un po' perché l'Islam è tramontato, poi perché c'è stata questa divisione, un po' perché poi l'Europa ha cominciato ad assumere un atteggiamento arrogante, ha cominciato a pensare, a dimenticarsi quello che si diceva già nel 200, finalmente abbiamo la possibilità noi nani di salire sulle spalle di giganti, diciamo, quelli della... e alla fine appunto a partire dal 600 gli europei hanno cominciato a pensare di se stessi di essere giganti, perché prima non c'era stato pressoché niente. Cambiata l'attitudine rispetto agli antichi, fino ad allora si pensava che il meglio dell'umanità era stato prodotto prima, da quel momento in poi si pensa che il meglio dell'umanità si stia producendo in quel momento in Europa, che prima non c'è, quindi è nata una certa arroganza che ha portato alla dimenticanza, che è sempre, diciamo, un grande errore. Ci sono altre domande? Rapidamente allora chiudiamo salutando. Allora siamo ai ringraziamenti e saluti. Io ringrazio Pietro Greco, assolutamente, Felice Cantoni, ringrazio voi di essere qui, di averci ascoltato, di aver ascoltato l'autore, la libreria per averci ospitato e la Sino d'Oro per aver pubblicato. Grazie a tutti e buonasera. Grazie.
Ciao, domani.